Presidente, faccio un intervento perché questi ordini del giorno, leggendoli un po' tutti, riprendono dei temi che abbiamo giustamente già trattato quando l'Aula si è espressa sulla delibera relativa alla trasformazione e alla francazione degli immobili. Oggi noi stiamo approvando una delibera diversa che fa una fotografia sulle aree ancora disponibili all'interno dei piani di zona, quindi che noi vogliamo appiccicare per forza un tema che, per carità, è all'ordine del giorno perché è molto sentito dai cittadini, ma che poco ha a che vedere con la delibera collegata al bilancio. Mi sembra una volontà da parte delle opposizioni in qualche modo di riproporre temi su cui abbiamo già lavorato, l'Aula si è già espressa, gli uffici stanno lavorando sulla base di quella delibera che, ricordo, ahimè è stata votata solo dalla maggioranza perché non abbiamo avuto purtroppo il voto delle opposizioni in quella occasione, e quindi stiamo andando avanti nel nostro cammino, in quello che noi abbiamo deciso di fare. Devo intervenire su questo ordine del giorno perché, ahimè, rivela che le opposizioni non sono neanche aggiornate su quello che noi stiamo facendo, non solo noi, ma anche il Parlamento, perché quanto contenuto in quest'ordine del giorno è già stato proposto e votato al Senato, alla Camera, è diventato legge e ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi venire a fare un ordine del giorno su qualcosa che è già diventato legge mi sembra veramente inutile, e quindi lo respingiamo al mittente. Grazie.